Coach, complimenti per la vittoria. La chiave della partita dove è stata? Ma forse nel crederci. Noi sapevamo che il Pontinia deriva da una situazione abbastanza difficile, come l'abbiamo avuto anche noi, perché anche noi abbiamo perso contro il Padova. Noi ci siamo detti di provare, di usare questa chance che ci è stata data. Infatti le ragazze ci hanno creduto. C'era una grinta incredibile, il collettivo che questa volta ha vinto, non c'era una giocatrice o due giocatrici, era tutto il collettivo che ha vinto questa partita. In che momento hai capito di aver vinto la partita? Ma devo dire onestamente che fino a 4 minuti, 5 minuti il Pontinia con Gomez da fuori, con Radovic da fuori è sempre pericoloso, perciò io 4 minuti alla fine, quando abbiamo fatto il più 5, lì ho detto: se non siamo totalmente pazze ce la facciamo. Cosa dirai alle tue giocatrici? Allora io chapeau, tolgo il cappello, perché venire giù a Pontinia, anche il viaggio è lungo, anche se siamo già arrivati ieri, però non era facile gestire il gruppo con 2-3 ammalati, dirò che tolgo il cappello. Come hai visto il Pontinia? L'ho detto prima, che il Pontinia per me sicuramente avranno dei problemi in squadra, oppure no, problemi in squadra, è una legge che dopo la Coppa Italia le squadre forti hanno un basso, noi ci siamo passati, loro ci passano.